Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Indirizzo email che vedete in sovraimpressione. Qui dovete inviare le vostre testimonianze, le vostre storie. Come è entrato Padre Pio nella vostra vita? In tanti ci scrivono che l'email non ha ottenuto risposta o che la vostra storia non è stata raccontata. Ecco, questa è l'opportunità giusta per inviarci nuovamente la vostra storia. Cristina May, una donna di 60 anni, condivide la sua storia con tutti noi, un'esperienza vissuta nel 2018. La sua storia inizia con una ricerca spirituale che attraversa diversi decenni e culture. Da giovane si appassiona alla filosofia e successivamente trascorre oltre 20 anni nel buddismo tibetano, partecipando a viaggi in Oriente e seguendo grandi maestri. Tuttavia una pace particolare la invade ogni volta che entra in una chiesa, sentimento che risale alla sua infanzia quando la nonna Cecilia, la portava a messa. La svolta arriva proprio nel 2018, estate 2018, quando Cristina guarda un film, il film di Sergio Castellitto, dedicato a Padre Pio. Da quel momento parte dentro di lei una curiosità. Una curiosità che la spinge ad approfondire la storia del santo. Durante le vacanze estive chiede a suo marito di fare una tappa a San Giovanni Rotondo, proprio qui, e vuole seguire anche i consigli che dava Padre Pio, cioè quello di fermarsi a Monte Sant'Angelo per visitare la grotta dell'Arcangelo Michele, a cui Cristina è devota. Dopo questa toccante visita si recano alla chiesa di San Pio e mentre si trova sul sagrato riceve una telefonata da un'amica che la informa della morte del marito, in coma, vegetativo, da 13 anni. Sente allora il bisogno di pregare per lui e decide di farlo con il Santo Rosario, qui nel santuario. In chiesa incontra una signora, lei scrive minuta, capelli bianchi, con un bellissimo sorriso, che le dice che il rosario inizierà a breve. Cristina si siede accanto a lei, nonostante la chiesa sia quasi vuota, attratta dalla luce degli occhi di quella donna, di quella nonnina. Durante la preghiera un intenso profumo di rose, gelsomini, riempie l'aria. Un profumo che Cristina descrive come fuori dal comune per intensità, piacevolezza. Non è la sola a percepirlo. Una signora accanto a lei si volta e chiede scusi, lo sente anche lei questo profumo intenso? Anche Cristina avverte chiaramente, ma altre persone intorno, compreso il marito della signora, non percepiscono nulla. La signora, questa signora dai capelli bianchi, vedendo lo stupore di Cristina e dell'altra donna, le rassicura con un sorriso. Non avete da preoccuparvi, tutt'altro, avete da esserne grate. Non sapete che Padre Pio si manifesta anche con i suoi figli e le sue figlie spirituali con il profumo. La signora racconta di essere nata a San Giovanni Rotondo, di aver avuto il privilegio di essere stata figlia spirituale di Padre Pio sin da bambina, avendo percepito quel profumo anche altre volte nella sua vita. E Cristina rimane incredula di fronte a quel grande dono, il profumo meraviglioso che accompagna per gran parte della messa che segue il Santo Rosario, per poi scomparire così come è apparso, lasciando così in lei tanto stupore, ma anche tanta gratitudine. Da quel giorno Cristina torna a San Giovanni Rotondo altre due volte e ogni volta i suoi occhi cercano quel banco nella speranza di rivedere quella gentile signora, ma non ha più bisogno di conferme. Da quel luglio del 2018 Padre Pio è una presenza certa, costante nella sua vita. Conclude la sua testimonianza scrivendo questo. Quel fatidico giorno un vento a me sconosciuto ha sollevato uno di quei veli rendendomi possibile quell'incontro speciale e dopo quello tanti altri. E nonostante gli ostacoli, Cristina sa per certo che Padre Pio, insieme ad una squadra di essere speciali, la guida nel suo cammino quotidiano.